Ma devo dire, per le molte sollecitazioni avute da tutto il territorio della provincia, sollecitazioni da parte delle associazioni di categoria, da parte di gruppi di cittadini, di sportivi, in pratica dal mondo nel quale ho lavorato in questi 10 anni e dal mondo economico, insieme a tanti sindaci di tutto il territorio. Tant'è vero, mi considero un candidato della provincia di Arezzo nel suo complesso. Che visione ha Roberto Vasai della provincia di Arezzo del futuro nel caso fosse lei appunto a dirigerla in qualità di presidente? Ma io credo che possa essere una provincia coesa, una provincia proiettata nel futuro, che sappia trovare nell'innovazione tecnologica e in altri fattori motivo per crescere, nonostante un sistema che sicuramente sarà lambito dalla crisi. Insomma, dovrà trovare, io credo, al suo interno quelle forze necessarie per andare avanti, per mordere, come si dice, il freno e continuare, perché abbiamo un territorio con grande professionalità, con un artigianato straordinario, delle eccellenze straordinarie. Insomma, abbiamo tutte le caratteristiche per poter fronteggiare la crisi. Un'ultima cosa, una domanda di carattere politico, nel caso fosse Roberto Vasai il candidato prescelto dal Partito Democratico, da quel giorno al giorno delle elezioni con l'avversario ovviamente del centrodestra che ancora non è dato conoscere chi sarà, sarà impegno di Roberto Vasai quello di far confluire tutte le forze del centro-sinistra che attualmente ovviamente non fanno parte del Partito Democratico per una visione comune, per una progettazione comune? Ah, sicuramente, io credo il 2 giugno ci dovremmo tutti impegnare perché a mettere insieme la coalizione che dovrà partire dall'esistente, da quella che attualmente è a guida della provincia di Arezzo, allargata a nuovi soggetti che stanno nascendo o soggetti che sono fuori dal Consiglio provinciale. Ma particolarmente importante il programma, io credo lo dovremo fare con i cittadini, con questi incontri che questi 15 giorni ci hanno visto in tutta la provincia protagonisti, dovranno fruttare anche ed essere ripetuti nel futuro. È importante sentire i cittadini e i bisogni dei territori.